Benvenuti o bentornati nel mio canale Let's Talk About. Oggi vi voglio parlare di un profumo che mi ha accompagnato per tutta l'adolescenza. È un profumo che io ho utilizzato per più di 15 anni. Non ho mai voluto cambiarlo e ogni volta che lo sento nell'aria, adesso che uso anche altri profumi, mi ricordano sempre vecchi tempi e mi riporta alla mente un sacco di ricordi. Sto parlando di un colossal della profumeria e stiamo parlando di Alien di Thierry Mugler. È uscito nel 2005 ed è un profumo che ha spopolato ovviamente. Tutte le donne e tutte le ragazze in quell'epoca, mi ricordo ancora, lo avevano acquistato, ovviamente lo portavano fino allo sfinimento. Non c'era una persona in realtà che non conoscesse questo profumo. C'è chi lo amava e chi lo odiava, però in realtà le persone che lo utilizzavano... Lei Alien! È un profumo che è inconfondibile, anche se è super blasonato e super imitato. Come Alien non c'è nessuno. Quindi è un profumo floreale, fiorito, che ha caratteristica di tre elementi, molto semplici ma molto d'effetto. Come note di testa troviamo subito gelsomino, come note invece di cuore troviamo legni bianchi e come nota di fondo super caratteristica di Alien, come vedrete poi nei video successivi di tutti i suoi flanker, l'ambra bianca. Il mio voto di persistenza di questo profumo è inutile dirvelo, se voi lo applicate su un vestito, sulla pelle, su una sciarpa, su una giacca, sappiate che almeno per 2 settimane, e non sto scherzando, avrete l'odore di Alien che vi inebria. È un profumo da scia, è un profumo molto pesante ed è un profumo infatti che va calibrato. Alcune persone lo utilizzano fin troppo, nel senso che fanno proprio il bagno nel profumo e risulta anche stucchevole, può dar fastidio tanto forte. È un profumo molto caldo, però allo stesso tempo alcune note sono molto fredde. Il gelsomino ha quella nota nostalgica in realtà, che a me ha sempre ricordato un ambiente molto freddo, anche se in realtà un fiore dovrebbe dare questo senso di calore. Quindi il voto che io do per la persistenza è un 10 su 10. Il suo sillage è tranquillamente 10 su 10. Veniamo invece a quando si può o comunque conviene portare Alien. Sicuramente in una stagione fredda, quindi nella stagione autunnale e nella stagione invernale, quando l'aria è più fredda, quindi tagliente, pungente, che spacca la molecola dei profumi più freschi, Alien è veramente un carro armato, nel senso che voi avete queste sciarpe che sono piene di gelsomino, piene di ambra bianca e piene di legni, che è un profumo davvero molto invernale per il periodo freddo. L'Eau de Parfum, come tutti gli altri flanker, si dividono in flaconi ricaricabili e flaconi non ricaricabili. E in ogni boutique, in ogni profumeria, c'è la fonte e una cisterna dei profumi di Mugler, in particolare Angel, Alien e Aura. Una volta che tu finisci il flacone che hai acquistato, vai in profumeria e non paghi il vetro e la confezione. Viene proprio ricaricato. I formati, come vi dicevo prima, 15 ml che viene 36 euro. Il 30 ml 75 euro. E poi abbiamo il formato più grande che è 100 ml. Come questo che abbiamo qua, che viene 122 euro. Della linea di Alien avete un sacco di cose, nel senso che avete il latte per il corpo, il bagno doccia, il deodorante, la crema per il corpo. Sappiate che piace tantissimo ai maschietti. Ragazzi, per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il video su Alien Eau de Parfum, lasciate un mi piace. Se non siete ancora iscritti al mio canale, mi raccomando, iscrivetevi. Al prossimo video, let's talk about it.